Giuseppe De Marchese Ragona, oggi si conclude il corso organizzato dall'EAP rivolto a 15 che andranno a fare il pizzaiolo con la consegna, ecco, degli attestati. Sì, consegniamo appunto oggi gli attestati dopo aver concluso un corso che ha avuto inizio il 14 luglio del 2020 e si è concluso il 4 giugno del 2021, dopo tante interruzioni e causa emergenza Covid. Il corso è stato di 676 ore, di cui 436 svolte in aula e 240 di stagi presso le pizzerie e strutture affini. Hanno dato un contributo a un corpo docente di elevata professionalità. Per l'ennesima volta l'EAP si conferma attivo e presente sul territorio. Sì, l'EAP, ente addestramento professionale nella sede formativa di Canicattì, è stata sempre presente ed è stato punto di riferimento per disoccupati e inoccupati in cerca di opportunità lavorative. Abbiamo sempre organizzato corsi gratuiti finanziati dalla Regione Sicilia, le cui qualifiche sono riconosciute e spendibili in tutta la comunità europea. Dottor Granata, qual è l'augurio che si sente di fare a questi nuovi 15 pizzaioli? Ma l'augurio è quello che possano veramente trovare un'occasione di inserimento lavorativo. Questa è una qualifica importante che ha avuto finalmente il riconoscimento della Regione Siciliana. L'EAP è stato il primo ente a derogare un corso finanziato dalla Regione con la qualifica di pizzaiolo. Devo dire che le notizie che mi sono arrivate è che vi è stato un corpo docente assolutamente all'altezza della situazione con dei maestri pizzaioli e al tempo stesso anche gli allievi sono contenti di questa attività formativa, quindi che possano veramente trovare da qualificati pizzaioli quelle occasioni di lavoro richieste dal mercato di lavoro. La qualifica del pizzaiolo è una qualifica assolutamente richiesta, assolutamente che dà delle opportunità di lavoro e quindi sono sicuro che se loro vorranno troveranno il meritato conseguimento di quell'occasione di lavoro che da tutti è auspicata. Giuseppe Coffaro è docente dell'EAP, ma è anche un pizzaiolo professionista. Come si è articolato questo corso? Diciamo che è stato un corso abbastanza impegnativo sia per noi docenti che per i ragazzi. È stato un corso abbastanza lungo dove i ragazzi si sono, diciamo, prolungati nella preparazione della pasta, della pizza. Siamo andati anche sul discorso della lievitazione della pasta, dove è un punto importante. Abbiamo fatto degli impasti con lievito madre a lunga maturazione, dove abbiamo avuto un sacco di risultati. Ragazzi che non hanno mai messo mano in pasta, le posso dire che alla fine siamo rimasti soddisfatti di quello che hanno fatto. Molto interesse, Antonio Lupo, da parte degli allievi. Allora, noi abbiamo soprattutto trasmesso, abbiamo cercato di trasmettere la passione e l'entusiasmo che bisogna avere in questo lavoro, perché il lavoro del pizzaiolo oggi non è il pizzaiolo di ieri, oggi bisogna avere una conoscenza, la pizza è una scienza, non è una fantascienza, quindi noi qua parliamo, non parliamo più di segreti, ma parliamo di metodi, parliamo di tecniche, parliamo di rispetto dei tempi e delle temperature. Quindi oggi bisogna formarsi, se si vuole andare avanti bisogna studiare e avere anche la motivazione di andare avanti per fare bene questo lavoro, anche perché è un lavoro di responsabilità. I ragazzi hanno avuto molta consapevolezza, perché preparare una pizza non è soltanto la facciamo e basta, ma è una vera e propria responsabilità a livello alimentare di chi la deve andare a mangiare.